numerose le uscite settimanali. Iniziamo con l'italiano La bocca del lupo di Pietro Marcello. Il film, vincitore del Festival di Torino nel 2009, racconta la vera storia d'amore di una coppia di disadattati nella Genova odierna. Lui, Enzo, un delinquente di origine siciliana che è sempre dentro e fuori dal carcere. Lei, Mary, un travestito che lavora nei vicoli della città. Cambiamo genere con Che fine hanno fatto i Morgan, classica commedia hollywoodiana. La storia parte da New York, dove una coppia di Manhattan, formata da Hugh Grant e Sarah Jessica Parker, è in crisi nera e sta per separarsi, quando assiste ad un omicidio. Trovandosi nella mira di un killer professionista, l'FBI la mette nel programma testimoni, costringendo i coniugi a vivere in una piccola cittadina del Wyoming, tra cowboy e mandrie. Passiamo ad un altro film italiano, Il figlio più piccolo di Pupi Avati. Protagonista della pellicola è Christian De Sica, che ha una parte meno comica del solito. Questa volta veste i panni di un imprenditore dalla vita piena di lusso, anche grazie a raggiri, loschi traffici e raccomandazioni. Quando gli appoggi cominciano a vacillare, c'è bisogno di una persona ingenua e credulona che faccia da prestanome. L'identikit perfetto è Baldo, figlio minore del precedente matrimonio. Passiamo ad una commedia esilarante francese, Il missionario, che ci racconta la storia di Mario, che dopo 7 anni di prigione è libero per buona condotta, ma deve nascondersi perché ha ancora dei conti sospeso con la malavita. Allora chiede aiuto al fratello prete Patrick, che lo manda in un paesino da padre Etienne, ma quando arriva il prete è morto e tutta la gente lo scambia per il suo sostituto. Tutto questo accade mentre Patrick si darà alla bella vita. Arriviamo al film franco-serbo Promettilo di Emir Posturica, che ci porta in una remota collina dove il giovane Zan vive con il nonno. Quando il vecchio sente l'avvicinarsi della morte, chiede al nipote di mantenere 3 promesse: andare in città e vendere la mucca, con il ricavato comprare un'icona religiosa e qualcosa per sé, e per ultimo trovare una sposa e tornare con lei prima della sua morte. Le prime 2 promesse sono facili da mantenere, mentre il ragazzo per la terza trova molte difficoltà, finché un giorno incontrerà Jasna. Nuovo film in 3D, Il richiamo della foresta, che riporta nuovamente sul grande schermo il classico romanzo di Jack London. Una ragazzina va dal nonno per trascorrere una vacanza, mentre i genitori sono all'estero. Qui una notte trova un lupo ferito, a cui si affeziona e che vuole portare in città, crescendolo come animale domestico. Ma il nonno conosce bene la natura selvaggia dell'animale. Finiamo con il film più atteso, Wolfman, prodotto e interpretato da Benicio del Toro, con la partecipazione anche di Anthony Hopkins. La pellicola è un remake del classico film dell'orrore del 1941. Ci racconta la storia del giovane Lawrence, che dopo la morte della madre si allontana dal piccolo villaggio vittoriano. Ritornerà solo per cercare il fratello misteriosamente scomparso e viene a conoscenza di una forza bruta che uccide gli abitanti del villaggio e di una maledizione che c'è durante le notti di luna piena, che trasforma chi è colpito in un lupo mannaro. Quando andrà a cercare l'animale nei boschi, scoprirà un lato primordiale di sé.